10 giugno 1190. Muore Federico Barbarossa. Federico I Hohenstaufen, detto Barbarossa, fu una delle grandi personalità del Medioevo. Nato nel 1125, fu incoronato re di Germania il 4 marzo 1152. Imparentato da parte di padre con la casata ghibellina e da parte di madre con quella guelfa, rafforzò la corona pacificando la Germania come primo passo per le sue conquiste successive. In Italia combatté le pretese di dominio del papato e le tendenze autonomistiche dei nascenti comuni. Il 18 giugno 1155 Papa Adriano IV lo proclama imperatore. Costretto ad abbandonare Roma a causa di una rivolta, l'inglorioso ritiro non sopisce, ma anzi rafforza la sua ambizione di dominio universale, legittimato dall'incoronazione imperiale. Papato e impero raggiungono un accordo nel 1177, stabilendo un periodo di tregua di 6 anni. Nel 1183 viene siglata la Pace di Costanza, uno dei trattati più importanti della storia medievale. I comuni avrebbero conservato la propria autonomia, obbligati soltanto a giuramento formale di fedeltà e pagamento d'un tributo. Federico I sembrava definitivamente indebolito e invece nel 1184, grazie al matrimonio di suo figlio Enrico con Costanza d'Altavilla, l'impero acquisiva diritti nella successione al Regno di Sicilia.